come dire a un buon padre di famiglia: dobbiamo vendere la casa, dobbiamo tenerla, cioè oggi dico, questo è un aeroporto che ha i diritti per far atterrare le persone, per far atterrare gli aerei, che ha investito per aumentare le piste, per fare tutta una serie di cose, e oggi ci troviamo a dover invece discutere se tenerlo o buttarlo a mare. E l'ultima cosa che noi abbiamo fatto con Eco di Biella mi ha lasciato, devo dire francamente, un po' stupefatto. Noi abbiamo fatto questa intervista ad un signore che di mestiere fa il giornalista, però un ingegnere aeronautico, fa il giornalista nella rivista più prestigiosa che si occupa di aerei, quindi magari per dovere professionale li difende, ma però ha avanzato tutta una serie di proposte, suggerimenti di minima, di basso profilo, nel senso che sono proposte di gestione da buon padre di famiglia che dice: non buttate via il bambino con l'acqua sporca, insomma. Da dove partiamo? Partiamo da Belletti, che è sull'aeroporto, ma no, anche del mare. Su questo ho una visione molto riflessiva, pacata, conto fino a tre prima di intervenire. Per uno, due, tre. Ci sono cose sulle quali penso siamo d'accordo tutti, adesso lo verifichiamo. E noi ci siamo trovati ad affrontare come Consiglio Comunale la questione aeroporto, partendo da un dato: l'aeroporto è stato voluto 35 anni fa da un gruppo di industriali italiani, l'Aeroclub. In pratica, gente che aveva una passione per questo sport, come si è chiamato, avessimo passione per il cricket, decidessimo. Ma era un'altra stagione, non si andava tanto in aereo. Hanno deciso di fare questa scelta. Questa scelta in realtà il tempo è andato avanti, e quando si è trattato di cominciare a socializzare le perdite è arrivato il pubblico, perché noi abbiamo sempre socializzare le perdite. È una politica in generale, perché governavate voi nel periodo in cui socializzavamo le perdite. Ma detto questo, il ragionamento è, secondo me, un ragionamento estremamente serio. In questi anni, quante volte noi abbiamo visto, io sono favorevole a questa operazione, ipotesi di rilancio di questa struttura? Quante volte? Mi sono passati tutti, gallesi, finlandesi, la Croce Rossa, tutto il ciclo di questo mondo. Abbiamo visto centinaia di proposte che in realtà hanno messo in campo dell'ipotesi che, nel momento in cui si tratta di verificare la concretizzazione dell'ipotesi stessa, il risultato era zero, sempre. Durante l'ultimo consiglio provinciale abbiamo sentito l'ennesima ipotesi. Io vi dico qui con grande dispiacere che poche volte ho visto nella mia vita trattare un presidente, un direttore di una struttura come sono stati trattati Malafante e Carravese durante l'ultimo consiglio provinciale, e mi sono dispiaciuto, cioè, credo che ci vada rispetto per l'istituzione e anche per i soggetti che presentano le problematiche. Poi se l'accordo con Prime Malafonte prendiamo un quadro dell'istituzione. Detto questo, però, noi oggi siamo anche qui a prendere atto che chi ha voluto questa struttura, e non voglio fare invece rivoluzionario così via, ma questo è un dato oggettivo, il mondo industriale ha di nuovo scelto esattamente 2 anni fa di uscire da questa cortina, cioè il mondo industriale ha voluto l'aeroporto, il mondo industriale ha deciso che fosse solo il pubblico a dover gestire questa realtà rispetto al futuro. I primi a non credere, l'ho detto prima, lo ripeto adesso, sono proprio gli industriali nella possibilità di rilancio di questa nostra struttura. Detto questo, quali sono le ipotesi di rilancio? Sono pari allo zero, oramai siamo al punto, qui non è come le dote di previgenza rispetto alla qui abbiamo degli elementi certi, quasi scientifici. Siamo al decimo tentativo, la decima proposta di rilancio che si concretizza in nulla. Allora, io faccio un ragionamento di questo tipo. Se noi non avessimo problemi economici, vorrei ricordare che la provincia di Biella è una provincia che si sta ad attestare per adottare la procedura di debito fuori bilancio, che è una delle più difficili che un ente possa praticare, perché è la dimostrazione evidente che in Biella non ci sono le disponibilità economiche. Noi abbiamo il 15% come provincia, faccio solo il ragionamento come uomo della provincia, su un 51% di capitale pubblico abbiamo il 15%, che vuol dire un impegno economico medio di 80 e 90 mila euro l'anno per sanare le perdite. In un momento come quello attuale, l'ipotesi secondo me è il principio del declassamento, che certamente non produce una forte economia perché alcune strutture vanno mantenute, i vigili di fuoco e così via, ma si mette nelle condizioni di non continuare a credere su una tavola, che oggi è una tavola d'ansia, sembrano soluzioni, perché questo è il dato, e in un momento di crisi del nostro territorio ci si appresta anche a fare un debito fuori bilancio, secondo me l'unica strada che in questo momento è percorribile. Vedi, tu hai parlato del redattore di Volare, l'ingegnere Parrocchelli, dove mi sfugge il nome. Beh, io l'ho visto proporre, tra le tante cose che ha prospettato, l'ho visto proporre ad un certo punto
diceva l'ingegnere, beh, uno dei limiti del nostro territorio è che noi non abbiamo costruito un collegamento diretto con il territorio. Parlava di una struttura ricettiva con certe caratteristiche, la piscina, la palestra, lo dice qui. Sì, sì, è stato che io credo che non sia quello che ormai comporta. Certo, non è dovrebbe essere così, l'ho accennato prima, e ripeto, prospettive di rilancio in questo momento non mi vedo, e per 15 anni abbiamo già. E quindi la proposta sarebbe quella del declassamento. Ma il tentativo di cercare di venderlo, quindi di trovare un azionista privato che abbia. Il presupposto di vendere è che qualcuno deve comprare. Sì, certo. Allora, comprare, la domanda è: qual è l'appetibilità di una struttura di questo tipo? E se fosse stata così appetibile, perché in realtà in questi 15 anni non avremmo già trovato una vendita? Va bene, Del Mastro. Se Del Mastro parla, ha maggior diritto degli altri, perché Del Mastro è il socio privato. Ed è l'unico che ha tirato fuori il proprio portafoglio per comprare l'azione. Perché quando Squillario mi contesta e dice che c'è differenza tra me e lui come soci privati, io dico che è vero perché lui non ha tirato fuori un centesimo, io invece ho comprato le azioni con i miei soldi. Non ha nessuna importanza. Io voglio dirvi una cosa che non attiene alle istituzioni, ma che dimostra come le istituzioni abbiano una classe dirigente miserevole. Ho partecipato alle assemblee dei soci e, guarda caso, il business plan è stato approvato con il voto favorevole di tutti, meno che di Sandro Del Mastro. Dal momento che non sanno neppure come funzionano le società, non hanno capito che una volta approvato il business plan, che secondo il comune e la provincia era un dato tecnico, non conoscendo neppure l'inglese, e lo conosco io che parto sempre dal presupposto che Dio deve stramaledire gli inglesi e non lo conoscono loro, business plan vuol dire piano finanziario. Piano finanziario vuol dire che comune e provincia hanno detto sì, va bene, abbiamo guardato nelle nostre tasche, abbiamo i soldi e siamo disposti ad andare avanti. Del Mastro ha detto di no, ha approvato il piano finanziario. Del Mastro ha detto, per carità, se bisogna tirare fuori dei soldi, ormai approvato, anche se sono contrario, io li tiro fuori, no? Qualcuno mi dice, ma non devi tirare fuori pochi? Io l'ho risposto, Squillario, regalami un po' di azioni così mi metti in difficoltà e ne tiro fuori tanti, mi obblighi in questa maniera. Resta il fatto che dopo questa sceneggiata vergognosa di comune e provincia, vergognosa, no? Dopo aver approvato il piano finanziario, non sapendo neanche gestire la presenza di due enti così importanti in una società, hanno detto no. Questo è di una scorrettezza micidiale e solo per questo dovrebbero andare a casa. La regione ad un certo punto, con una funzionaria di cui non ricordo il nome, ma una persona molto a posto, quando finalmente ha sentito dire dall'unico socio privato vero, Sandro Del Mastro, come stavano le cose, e quando si è sentita rifare la storia degli ultimi 20 anni, perché sarebbe bene che i giornalisti andassero a prendere tutti i soldi che abbiamo tirato fuori negli ultimi 20 anni, per vedere quanto costa questa malpensina che abbiamo qui, no? Ha detto, prendendo la parola, attenzione, noi mettiamo parecchi soldi a disposizione delle strutture aeroportuali, ma se poi vediamo che non interessa niente al territorio, noi abbiamo un sacco di altri posti dove andarli a collocare. E ha cominciato a prendere le distanze. L'ultima è di una settimana o 10 giorni fa. L'aeroclub, e io ho sempre sostenuto che questo in realtà è un aeroclub, ha fatto una conferenza stampa presentando una proposta. Non mi interessa se sia seria, se non sia seria, eccetera. Mi pare che di fronte a una proposta del genere ci dovesse essere un interesse del Consiglio di Amministrazione di Sace S.p.A. Bene, se voi eravate presenti dovete dirmi quante persone del Consiglio di Amministrazione di Sace S.p.A. erano presenti. Neanche una, va bene? Allora io propongo sull'immediato che vengano dimessi o si dimettano tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e che al loro posto vadano i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Aeroclub, che sono gli unici che si stanno interessando di questa cosa qui. Che gli enti pubblici la smettano di mandare persone indecorosamente incapaci di conoscere il funzionamento di una semplice SPA e la smettano di approvare i piani finanziari, perché sarebbe come se io fossi andato dal geometra Simonetti a dire preparami un bel progetto di casa e mi avesse detto come la vuoi, dico guarda vedi un po' quella di Arcore. E poi mi dice sì va bene, solo che porta qualche mila, sì non c'è problema, e poi dico no, non ho i soldi, ma ecco, poi ci chiediamo perché abbiamo problemi con le infrastrutture, è una cosa vergognosa.
Aggiungo che ho portato il legale rappresentante e amministratore delegato di Air Italia S.p.A., una società di jet privati, deputato di Alleanza Nazionale, ora non più con me ovviamente, eccetera, per vederla. Siamo andati nel bar e lui mi ha detto, no scusami, c'era una famiglia, padre, madre e tre figli. Mi ha detto, senti Del Mastro, forse tu ami troppo il tuo territorio per non renderti conto che ci sono papà, mamma e tre bambini e non abbiamo più posto per entrare. Cioè papà, mamma e tre bambini al bar, no? Fanno sì che se io voglio prendere un caffè devo aspettare che papà, mamma e tre bambini, e questo sarebbe la struttura aeroportuale. Questo è un aeroclub. Facciamo il calcolo di quanto abbiamo speso, chiediamoci se sia dignitoso.